I nostri amici dell'Istituto dei Tumori hanno svolto un esperimento sull'inquinamento prodotto dal fumo all'aperto. Proprio te. Vedi, evidentemente tu non conosci ancora i risultati emersi da questo esperimento, cioè di quanto inquina fumare. Sì, ma io sto fumando all'aperto. Proprio all'aperto, perché anche all'aperto inquina. Spengi la sigaretta, dai retta a me. Bravo, questa è una cosa saggia, ma io lo dico per te, cioè per te e anche un po' per me. Guardati il filmato. Siamo al Pelle d'Oca, uno dei locali più belli e più importanti di Milano. Un locale all'aperto, quindi si può fumare qua dentro, ma il fumo fa male, questo lo sappiamo tutti, ma bene lo sanno i medici dell'Istituto dei Tumori. Abbiamo qui Roberto Bofi, pneumologo, al quale chiedo: avete escogitato un nuovo sistema per capire quanto in effetti anche il fumo passivo, il fumo all'aperto, faccia male? E lo facciamo qui al Pelle d'Oca. Siamo stati ospitati con i nostri strumenti che misurano le polveri sottili in tempo reale e quindi valuteremo quanto il fumo di sigaretta, pur all'aperto, in un ambiente molto affollato e ben frequentato come questo, possa essere capace di emettere importanti agenti inquinanti come le polveri sottili e la nicotina. Questo è lo strumento che ci permetterà di conoscere i dati delle cosiddette polveri sottili. Lo vedete? Eccolo lì, posizionato vicino al bar in una zona di frequente passaggio. Ma quanto, Ario, questa lancetta sale? Noi stiamo misurando il PM2.5, ma non solo, misuriamo la nicotina e misuriamo anche il contenuto di prodotti carboniosi nelle polveri sottili da stasera fino a domenica mattina. Infatti questo locale nel periodo estivo ha una zona dove è consentito fumare e mentre tutti si divertono il nostro strumento continua a registrare dati. Ma veniamo ai risultati. Questa tabella rappresenta le emissioni di PM1, PM2.5, PM10. Sull'asse verticale viene rappresentato il valore in microgrammi per metri cubi e sull'asse orizzontale l'orario. Infatti il picco massimo è all'1:30 quando viene aperta la serata e vengono accese fiaccole e fuochi d'artificio. Qua invece è rappresentato il black carbon, uno dei tanti componenti delle polveri sottili, ma si differenzia in quanto è un prodotto fresco della combustione di qualsiasi materiale combustibile. Lo stesso esperimento è stato fatto sempre al Pelle d'Oca anche questo inverno, quando il locale è al chiuso e ovviamente all'interno non si può fumare, in modo tale da poter confrontare i dati. Il picco è sempre all'apertura della serata e questo invece è il dato del black carbon. Ecco la tabella riepilogativa, dove vengono messi a confronto i dati. In rosso la media invernale, in verde quella estiva. Ma com'è possibile? Professor Boffi, mi faccia capire. I dati sono stati veramente molto interessanti, oltre che innovativi. Mentre il 6 settembre abbiamo trovato meno inquinamento da particolato fine e ultrafine, il PM10, il PM2.5, il PM1, rispetto all'ambiente chiuso invernale, rilevato il 21 dicembre, la componente più tossica rappresentata dal black carbon, che è un prodotto fresco della combustione, quindi tipicamente espressione di presenza di fumo, è stata doppia in estate. Quindi in un ambiente più areato, più pulito apparentemente come una discoteca all'aperto estiva, in realtà abbiamo misurato presenza di potenti inquinanti tossici e cancerogeni come quelli che vengono evidenziati dalla presenza del black carbon in misura doppia rispetto all'ambiente chiuso invernale. Possiamo dire che un asmatico rischiava di essere irritato, di avere broncospasmo, affanno e tosse il doppio che al chiuso, pur in un ambiente sicuramente più confinato, magari anche claustrofobico, come la stessa discoteca, ma in inverno. La conclusione nostra quindi è: occhio al fumo passivo, anche all'aperto. Cercate quanto possibile di non esservi esposti. Se uno le cose le sa, può valutare autonomamente, cercare quanto possibile di prevenire i danni della sua salute.